Sì, in effetti oggi a seguito dell'attività interforze che si è realizzata lungo la linea di costa termolese, sul lungomare sud e nord, si è avuto modo di sequestrare quantitativi considerevoli di merce. Quante persone sono state fermate e a che cosa vanno incontro? Le persone che sono state controllate vanno incontro a delle sanzioni amministrative perché violano quelli che sono i dettami della normativa di riferimento in materia di commercio e sono destinatari di violazioni amministrative di una certa consistenza monetaria. Quanto è sviluppato e diffuso questo fenomeno sulle spiagge di Terni? Fortunatamente diciamo che sulle spiagge di Termoli il fenomeno non è particolarmente incisivo, ma sicuramente grazie anche a questa attività di controllo che ha anche natura preventiva e che viene realizzata appunto da una task force che vede il coinvolgimento oltre della polizia locale anche della guardia costiera, della polizia di Stato e della guardia di finanza, credo che questa attività riesca a contenere in maniera significativa questo tipo di fenomeno. Grazie.